Hai capito? Il cane le corna non te le mette mai, assolutamente mai. La moglie può darsi, ma il cane no, il cane non ti tradisce. Lì è una cosa, c'è un qualche cosa che ti lega, che tu non riesci a esprimerti, no? Perché c'è un amore. Questo invece è Bianchetto, che si trova dal primo di dicembre fino alla fine di marzo. Cerchiamo questi noi oggi. The season for the truffle is for the black uncinatum and the tuber borchivit for the moment. Bello. Nelle zone evocate alla raccolta del tartufo, mangiare il tartufo è una cosa normale. È diventata particolare nel momento in cui, sapendo di avere questo prodotto nelle nostre zone, ci veniva richiesto dall'America, da Hong Kong, dal Giappone, e quindi a quel punto è diventato un business molto importante per l'economia della regione Marche. Questa è tutta la zona da tartufi, iniziando da Pecchio, seguendo il fiume. I tartufi fanno sempre vicino ai fiumi, vicino ai ruscelli, vogliono l'acqua. Senza il cane il cavatore può essere bravo, ma senza il cane i tartufi non si troveranno. Quindi il cane diventa l'attore principale di tutto quello che è il business che ruota attorno al tartufo. Senza il cane non ci sarebbe neanche il business del tartufo. Il cane da piccolo viene preso, deve aver fame, deve imparare ogni tanto a mangiare qualche tartufo, perché deve diventare anche per lui una droga, perché il cane da tartufi è come il cane che cerca la droga, cioè deve essere deve avere un olfatto talmente eccezionale per il tartufo che gli permette di raccogliere. Paura, vieni qua! Guarda quanto è piccolo. Oh, so small. Ti danke, vieni qua. L'abbiamo trovato il tartufo. Senza di te, coglione. Veniamo definiti come degli spacciatori di droga. Hai richiesta di tartufo bianco dai ristoranti in giro per il mondo, devi riuscire a trovarlo, devi andare nelle case con i soldi contanti. L'adrenalina che c'è in quel periodo è una cosa che mi dà una voglia di lavorare, una voglia di vita impressionante. Ma perché pagano, il motivo principale del fatto che i tartufi sono molto pregiati e la gente paga tanto è perché è un prodotto naturale. Non c'è la possibilità di poterlo produrre come si può produrre una macchina o si può produrre una mela o un altro tipo di prodotto. Il primo cane ha vissuto 18 anni e 6 mesi. Alla fine lui lo portava in giro con lo zaino. Insieme con me. Lo portava con lo zaino nei posti dove facevano i tartufi. Hai capito? Lo scendeva dallo zaino, lo metteva lì nel posto. Lui cercava i tartufi. Ogni tartufaio, quando muore il cane, piange. Lei è sposato? È ammogliato? No? A me non importa, però avete una simbiosi, no? Perché se uno sta insieme, no? C'è un rapporto, perché se no non ci starebbe. Con il cane si crea un rapporto. 34 anni che mi sono sposato, io il primo cane non me lo dimenticherò mai.